No, ma comunque non si può fare sta vita, non si può fare, non si può fare. Signori, benvenuti. Minchia, mi è cresciuto istantaneamente la barba. Signori, benvenuti in un nuovo episodio di Ark in compagnia del nostro parasauro preso in vostra assenza mentre salpavo i mari, come vi avevo detto, da dove siamo. E c'è il pelo. Vabbè, comunque la freccettina la vedete. Siamo arrivati sul punto che volevo raggiungere con la zattera. Il problema però è un altro che adesso vi mostro. Infatti, il problema che attualmente è quello. È proprio quello il problema, perché un cazzo di T-Rex ha attaccato tutti i miei animali nella zattera. Tutti, tutti. E sono tutti morti, tra l'altro. Il problema è che quel T-Rex, guardate, oppure il cannocchiale l'ho trovato in una chest, è livello 112. Con quel T-Rex lì la posso prendere in culo, ma in una velocità incredibile. Il bello è che tutte le mie risorse sono lì, nella zattera. E c'è il T-Rex. T-Rex, zattera. Zattera, T-Rex. Allora, il piano è quello di accamparmi qua, ma con quel T-Rex nei paraggi non si può fare niente. In più io ho soltanto 39 frecce narcotiche e onestamente non so se bastano a prendere un T-Rex. Sarei molto più sicuro con una balestra, ma onestamente a meno che ho un piano, raga, il piano è questo. Creo una bola. Minchia, questo è pure il livello 100, questo è buono. Devo prendermi uno di questi. L'Opteranodonte è uno degli animali più veloci. Minchia, ma che mira di merda ho? È uno degli animali più veloci da addomesticare e soprattutto è un volatile. È uno degli animali più veloci. Questa cosa è molto buona perché prendendo uno di questo possiamo comunque volare, oltre che essere al sicuro, possiamo prendere le varie chest che cadono nel mondo. Con un po' di culo troviamo magari una balestra ascendente che ci darà la giusta potenza per prendere quel T-Rex subito. Quindi, mentre qui si addomestica, questo parasauro qui, dato che siamo adesso in assenza di, non possiamo più accedere alle nostre risorse, dobbiamo. Madonna mia, ladra di cazzo. Sì, vai verso il T-Rex, guarda. No, il T-Rex è lì, sta venendo, non posso fare questa vita. Allora, dobbiamo sbloccarci subito il progetto del Tenarodonte. Eccolo qui. Perfetto. Per costruire questa sella, dimmi che abbiamo i materiali. Madonna, la chitina che ce l'ho nella zattera. È un manicomio fare sta roba. Dovrei attirarlo dall'altro lato. In teoria il parasauro è più veloce. Dovremmo essere molto più veloci. Tra l'altro, io in vostra assenza, vedete, c'ho un paio di robe per costruire una base. Solo che la devo fare lì, non qui. Devo provare ad allontanarlo, raga. Vieni qua. Porca puttana, via! Non è una bella scena, raga, eh? Fortunatamente il T-Rex è proprio lento. Potrei pure provare a prenderlo, capito? Con le frecce. Il problema è che l'arco è una merda. Dubito che 32 frecce bastino. Adesso, con un po' di culo, mentre lui è lì, ci sono pure degli stegosauro. Quello mi serve per raccogliere legna. Adesso, mentre lui è lì, che in teoria l'ho quasi seminato. Fatemi vedere se ancora mi insegue. Madonna. Ok. Per i cazzi suoi. Dobbiamo essere velocissimi a raccogliere la chitina. Guarda qua, tutti i miei animali massacrati. Ha pure gli armadi. No. No, questa non ci voleva. Pure gli armadi no. Ma mi ha danneggiato un po' tutto quel bastardo. Allora, io adesso devo craftarmi una sella per l'Optenarodonte. Faccio la sella, gliela vado a mettere e poso tutto quello che ho sul parasauro. Cerco. Sperando che non mi muori. Trasporta tanto peso. Dammi soltanto le frecce. Perfetto. Adesso con lui è molto più facile attirare un T-Rex lontano senza pericolo. Ehi, come su caffetti. Occhio perché il vigore di questo animale fa cagare. Oddio, ma lì c'è un branco di allosauri. Questa zona è molto pericolosa, come potete vedere. Lì c'è un branco di raptor, scorpioni, allosauri, un T-Rex dietro. La zona più o meno è sempre così. Ma se riusciamo a domarla. Se riusciamo a prenderci questa zona qui, abbiamo uno spawn di animali per prendere un po' di tutto. È una buona zona. Andando dritto per quella direzione, abbiamo il vulcano con i materiali. Anche nella neve abbiamo diversi materiali utili, che però adesso senza pelliccia non possiamo accedere. Però comunque è una buona zona. Grazie a questo uccello, però, possiamo farci un bel giro sulle casse di rifornimento perché siamo molto veloci. L'unico difetto di questo volatile è il suo vigore, che lo consuma abbastanza in fretta. È un buon mezzo per spostarsi. Vediamo se qui troviamo cose utili. Abbiamo trovato un paio di risorse così. Dobbiamo creare. A meno che mi accampo qua. C'abbiamo pure il fiume, la cascata. Non è malvagio se ci accampiamo qui, eh? Tanto non mi cambia la vita. Sì, possiamo accamparci qui. Non mi cambia la vita. Il mare ce l'abbiamo. È qua che ci accamperemo, soldato. Qui, proprio qui. Mi ha ucciso tutti gli animali. Però abbiamo un bel Ptenarodonte.
Questo sarà il nostro primo volatile. Esplorazione. Mettiamo la velocità un bordello, perché questo qui deve essere un missile. Deve farci raggiungere diverse zone. Tempo record. Madonna. E basta, fermati. 2 ore che seguo te, parasauro di merda. Ma veramente, ma io non ho mai visto un gioco che riesce a farti bestemmiare così con poco. Hai fame, mangia qualcosa. Mangia del pesce, che ne abbiamo tipo a miliardi. Adesso ci accampiamo qui, facciamo una piccola base. Ah, guarda, questa qui è una mod. Guarda questo dodo più grande del solito. Questa è una mod, non so perché. E si chiama Dodu. Parasauro, parasauro. Ok, accettiamo. Allora, mettiamo le fondamenta. Possiamo costruire la casa volendo tipo qui. Dovremmo fare però un po' di pulizia della zona, perché onestamente non si ci capisce un cazzo. Ti stai fermo, porca puttana. Madonna mia. Ma perché continui a seguirmi? Ti dico di stare fermo. Il problema è che dobbiamo scegliere un posto leggermente pianeggiante. Forse qui, forse qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, questa sarà la base di casa nostra. Perfettamente così. Una piccola base l'avevo fatta della casa, però non è completa, perché vorrei farla magari di un piano. Magari facciamo una scaletta esterna invece in questo caso. Bello, creare le case su Ark. Mi è sempre piaciuto. Questa qui non so quale miliardesima di partita è che faccio su Ark, ma è sempre bello giocare ad Ark, ragazzi. È proprio rilassante. Poi quando ti capitano quelle bestemmie. Tra l'altro ho giocato così con gli animali default, no? È molto bello, perché a volte nelle partite tipo giocate con Zay e con i ragazzi, magari prendevi un raptor livello alto e poi c'è, non avevi problemi. Volendo un raptor alto ti attaccava il T-Rex, capito? Queste cose ci sono su Ark normale, se c'è quella differenza di livelli esagerata. Che ne so, un raptor livello 200 e un T-Rex livello 2. Però comunque, capisci, è sempre un T-Rex, no? Cioè, la noti la sfida comunque. Ovviamente dovremmo farne ancora di queste mura. Qua ne possiamo fare altre 2, presumo manca la legna. E abbiamo 2 ore di tempo per raccogliere tutte le risorse che abbiamo lì sulla zattera. Qua posso iniziare a mettere il tetto e iniziamo magari a bruciare qualcosa. Ma non abbiamo un cazzo da bruciare. Abbiamo la paglia. Perfetto, prese un altro po'. Oh, eccolo là. Piccolo... piccola bestia. Che livello sei? Vabbè, sei una merda, però tanto non serve a un cazzo. Mi è morto il primo, ne riprendo un altro. Allora, a questo punto dovremmo fare un po' una base per riuscire a salire in qualche modo, accedere al piano superiore. Potremmo fare una scala esterna volendo. E per fare una scala esterna, intanto vi metto un punto alla velocità e alla resistenza del nostro personaggio, perché qua è una zona ostile, servirà a combattere come i dannati. Potremmo farla anche distanziata, vediamo se viene figa l'idea. Eccolo lì, questa era l'idea più o meno, raga, vedete? Non è malvagia. Non è malvagia come idea. E in teoria, vediamo se possiamo anche migliorarla. Una scaletta in più la facciamo. Guarda qua, con quanto stile, con quanta maestria. Ecco, e qua la scaletta in più serviva per... Eccolo qui. Guardate quanto è figo. È proprio figo, raga. Adesso manca soltanto il tetto per adesso. Anche se il piano di sopra magari lo lasciamo momentaneamente vuoto. Però in questo modo, vedete, abbiamo creato una situazione di scala esterna. Qua vabbè, sarebbe secondo me più figo in questo caso mettere una finestra. Onestamente, troppo chiuso. Ecco, già così secondo me è più carino. Creiamo 3 recinzioni. Guardalo lì, con quanto stile. Bene, adesso è molto importante creare degli armadi per iniziare a trasportare le cose che abbiamo lasciato sulla zatter. Possiamo creare un letto, facciamo un mortaio, un pestello. Creiamo 4 armadi. Qua cosa ci serve? Non lo so. Penso sempre questione di fibra. Bene, una volta che abbiamo i nostri armadi, adesso che ecco, c'è questa cosa degli slot, ne abbiamo bisogno molto meno di... cioè abbiamo bisogno di molto meno armadi. Perfetto, e abbiamo i 4 armadi tattici. Che poi tra l'altro, se qui facciamo una porticina, si può anche uscire esternamente. Non è male come idea, vediamo, dai, la facciamo. Creiamo una porticina. E pure il fuoco da campo me lo sblocco. Queste sono tutte robe interessanti. Però ci vuole il ferro. Queste fanno parte di una mod. Queste robe qui. Ma ci vuole il ferro. Eh no, dovrebbe essere per forza sbloccata. Infatti, eccola qui. Sono un cieco. Ok, vedi, piccola porticina.
che non guasta mai per passare subito esterne. Possiamo iniziare a posare volendo i materiali. Qui mettiamo la pietra, la selce, i vari metalli che andiamo a guadagnare, mentre qui legno, fibra e paglia in quantità industriali. Da quest'altro lato possiamo mettere, volendo, la pelle, la chitina, sta roba qui. E nell'ultimo magari mettere tipo, non lo so, vacche, roba secondaria. Allora mi svuoto il parasauro e dovremmo essere pronti. Bene, adesso che mi sono svuotato posso prendere il parasauro e andare alla zattera, sempre con la speranza che il T-Rex non sia lì. Perfetto, abbiamo sistemato più o meno tutta la casa. Qui ci mettiamo pietra, qua legna, qua pelle, cose animali, e qua bacche, roba del genere. Qua ci mettiamo oggetti da costruzione o armi. Qua craftiamo le solite cose. Il letto ce l'abbiamo, porticina per accedere al piano superiore, che per adesso non c'è. Cioè, che poi manco il piano superiore, perché qua voglio chiudere con una recinzione. Qua fare tipo un piccolo orticello, qua una verandina. Mentre di sopra si accede esternamente per andare al piano di sopra, dove ci sarà poi altre stanze, altre robe, magari il banco da lavoro. Poi magari qua posso espandermi un po' di più. Per adesso è l'inizio di una situazione. Quindi ragazzuoli, adesso io in vostra assenza mi miglioro un pochino la situazione qui e vado un pochino alla ricerca di robe. Nel prossimo episodio punteremo a prendere qualche nuovo animale, tipo un triceratopo, oppure riuscire a prendere quel T-Rex. Quindi adesso cerco di farmare carne e marcia. Infatti, come vedete, li ho splittati in modo che marcendo poi tutti insieme vanno a crearne, vedete? Quindi alla prossima. Ciao, benvenuti.